tempo Leicester Mimmo Team, risultato di 2-1 per il Leicester. Sacco! Sacco, buonissima prestazione al momento, 2-1, conducete in vantaggio, cosa si deve fare nel secondo tempo? No, dobbiamo cercare di tirare un po' di più in porta e stare più vicini, accolti e passare la palla più spesso. Va benissimo, grazie, bocca al lupo. Andiamo dall'altro capitano, Smimmo, 2-1 per gli avversari, prima partita al ritorno dalle vacanze, cosa non sta funzionando? Ma abbiamo preso due gol proprio scemi, evitabilissimi. Stiamo giocando normale, bene. Cosa si deve fare secondo te per mettere? Dobbiamo amalgamare, dobbiamo fare gol. Va bene. La cosa più importante, col gol si vince. Grazie, in bocca al lupo, ci vediamo dopo per Smimmo Team contro Leicester. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita contro che si è vista affrontare Leicester contro Smimmo Team. Vince Leicester per 4-2, migliore in campo Lovriso, migliore dei suoi Ovido. Ovido, partiamo da te. Purtroppo partita sfortunata in questo esordio per voi. Eh sì, purtroppo abbiamo subito questa sconfitta, però al di là di tutto è stata una partita proprio bella. Io mi sono divertito. Assolutamente, una partita molto maschia ma anche molto corretta. Infatti, però l'importante è che ci siamo divertiti e niente, a continuare. Ho chiedo a chi vuoi del gara dove si accende. A mia figlia, Michele. Va benissimo. Appena nata, grazie, buona serata. Tanti auguri. Grazie molto. Gianni, scusami, prima che cominci l'intervista c'è una domanda dall'esterno. È vero che ti chiamano il rom del quartiere, Gaetano? Certo. Perfetto. Senti, Loriso, dopo questa domanda passiamo a te. Sì. Buonissima partita per voi in questo inizio di torneo. Ottima intesa, sembra ritrovata con D'Angelo, se non litigate in campo. Poi per il resto va bene. Sì, è stata una bella partita. Come ha detto l'avversario, ci siamo divertiti, penso abbiamo trovato l'intesa giusta, tutta la squadra, non solo il D'Angelo, e speriamo di continuare così. Assolutamente, senti, se c'è qualcosa da migliorare, cosa c'è da migliorare secondo te? La fase difensiva, un po' col gioco palla, a volte la giochiamo male e quindi rischiamo. Chi vuoi dedicare con le prestazioni? Il gol lo dedico a mio nonno che sta passando un periodo un po' difficile. Tanti auguri per te. Grazie. In bocca al lupo, ciao ragazzi.